Ciao a tutti, siamo sempre noi in Gasoline for Vape. Oggi siamo qua a recensire un prodotto abbastanza particolare, nel senso, io qui nei negozi dei dintorni non ne ho trovato questo qui. È un bel regalo che ci hanno fatto un sito che vende appunto prodotti per svapo. Loro sono i 3AVape, comunque sotto c'è il link e vi consiglio di andare a visitarlo perché è veramente un bel sito. Prezzi più che buoni, ragionevoli. Comunque esiste una versione così e una versione cosà di vari prodotti, comunque potete scegliere dalla gamma alta con prezzi alti alla gamma comunque un attimino più bassa. Sì, ci sono anche le marche più famose che si trovano, esatto, anche nei negozi. Allora, premetto che questo qui è comunque un prodotto che ha un costo basso, perché non è su quel sito lì si è basso, dopo sinceramente non so, no, se è basso un po', sì, esatto, perché comunque non si parla di questo prodotto parlato altri che costano i centinaia di euro. Noi non sappiamo ancora come funziona perché non abbiamo ancora usato, dobbiamo andare a verificare anche la qualità. Non è stato rigenerato ancora, non è stato proprio neanche, è stato aperto per vederlo un attimo, per vedere quale versione fosse, perché comunque non potevamo essere impreparati. E però dei prezzi che vale questo, per me li vale tutti. Beh, dipende, e a livello estetico. Sì. Adesso dovremo andare perché comunque ci sono anche altri prodotti di come questo che comunque hanno un prezzo basso ma la qualità è altrettanto bassa. Questo è uno di quei prodotti, costa poco, la qualità visivamente sembra buona. Ora andremo a vedere anche comunque nel dettaglio come lavora, e stiamo parlando dell'atomizzatore della Hellvape Dead Rabbit. Andiamo con la rigenerazione e poi passeremo con la prova di svapo e le conclusioni. Facciamo un po' una sorta di prima impressione, visto che comunque, esatto, dobbiamo proprio fare tutto da zero. Ci è arrivato ieri, quindi sì, l'abbiamo soltanto aperto per vedere e basta. A dopo. Ciao. Eccoci qua, questo qui è l'atomizzatore da vicino, andiamo a vederlo. Dead Rabbit, questa qui è la scatola come si presenta. Come dicevamo prima, scratch and check per l'originalità del prodotto. Comunque c'è anche il sito, qui potete tranquillamente scansionare col QR code. Qui, contatti Facebook e Instagram. Non so se riuscite a vedere, c'è il simbolo degli Offspring, per chi li conosce. Instagram e Facebook. Hellvape, che è la casa che fa questo qui. Dead Rabbit. Grafica, esatto, con questo lucido che si chiama UV Sigil grafico. Questa sorta di Ghirigori, la scatola è verdina, rigida. Quindi quando vi arriva a casa l'atomizzatore è ben sicuro. Dietro potete trovare quello che c'è dentro. Allora, descrizione: atomizzatore da 24 mm, ovvero 2 cm 4, per chi non lo sapesse. Tutte le varie parti componenti che ci sono, flavonica, c'è. Dentro Dead Rabbit RDA 1, ovviamente. 810 il drip in resina, comunque è colorato. Poi c'è un adattatore 510 per mettere dentro appunto il drip più piccolino, tipo quello da Just Fog per intenderci. Un pin BF per il button feeder, un pin button feeder, esatto, quello bucato, che poi andiamo a vedere. Un O-ring per il drip tip, dei piccoli dadi di ricambio con le chiavettine. Poi è disegnato, penso la grafica, esatto, sia stata fatta negli USA. Poi qui trovate il sito elvape.com. Qui vi fanno vedere come si presenta all'interno. Come si presenta all'interno il deck. Questo qui è un disegno puramente informativo, perché dopo ci sarà scritto sotto l'atomizzatore nero con il tip viola. Esatto, questo qui è puramente per farvi vedere, non rispecchia quello che c'è dentro. E qui la particolarità: Unique Rabbit Hair Post Design. In poche parole, non so se hanno proprio fatto tanto per
questo motivo qua, questo ottimizzatore, DeathRabbit, perché... Questi, vedi, sembrano l'orecchie del coniglietto, quello che è il classico disegno che va su e poi viene giù l'orecchietta, no, qua. Una cosa molto carina e simpatica. Potevamo fare una solina magari per aiutare a aprire la scatolina, che comunque... Ma un po' tutte quelle scatole qui sono così, non hanno... Però niente di particolarmente difficile. La scatolina comunque è bella resistente, né? Non vi arriva a casa il cartoncino. Esatto, bello bello resistente. Allora, dentro, come dicevamo prima, c'è l'automizzatore. Nero opaco. Questo qui è la versione nero opaca. Potevano anche metterlo, perché comunque sulla scatola c'è scritto black, potevano scrivere comunque black matte, se non so come si dice. È nero opaco con l'incisione, tutto inciso questo, sia il coniglietto che la scritta DeathRabbit. Esatto. È tutto inciso e poi dipinto d'argento, è bellissimo. È stupendo per quello, come il tip in resina. Resina, viola. 810, no 800, che cos'è, non mi ricordo più. Qui 810, c'è, sì. Esatto. Qui c'è il cap con le asole per la presa dell'aria. Una cosa, come prese dell'aria, una volta che è montato, sono in alto, vero? Sono in alto e in più hanno una presa d'aria molto particolare, perché va giù per così. Niente di nuovo, ma comunque molto particolare. Un obliquo proprio. L'O-ring di ricambio che vi dicevo prima, che comunque troverete dentro nel sacchettino, riguarda questo qui, dopo andiamo a vederlo nel dettaglio. Okay. È quel O-ring qua, che è quello che aiuta, quello che serve per tenere fermo il DT. Questo qui è l'atomizzatore, come si presenta dentro, andiamo a tirarlo fuori. Presa dell'aria qui in alto, come diceva prima Debbie, sono molto in alto, una presa d'aria molto particolare. Non abbiamo un atomizzatore così noi, no. Con le prese in alto. Ecco, ecco, le orecchiette di coniglietto che dicevamo prima. Come vedete la vaschetta è anche abbastanza, capiente, sì. Ma comunque poi quando ci sarà sopra questo è proprio una bestia, anche perché comunque può andare a bagnare, sarà semplice perché c'entrate il buco, il liquido dove va, proprio così, detta così schiettamente. Niente di nuovo in quanto a serraggio, perché comunque ricorda parecchio, cioè non la forma per carità, però quello del iJoy, del Limitless, che le coil vanno messe in piedi e viene avvitato ai lati con questi dadi qua a taglio. Così a primo impatto sembra anche abbastanza facile da rigenerare. La cosa bella, se mi sembra di vedere, è che l'iJoy purtroppo sotto è tappato, sì. È chiuso, sì. Quindi quando dovete mettere dentro la resistenza, la coil, fate molta fatica a centrare l'effettiva altezza della cosa, mentre qui mi pare che sia aperto, quindi quando voi mettete dentro la coil, il filo in eccesso esce sotto, la regolate e tagliate via il filo. Forse anche molto più veloce così. Esatto. Qui ci sono altri due O-ring, due guarnizioni. Ce n'è uno che sembrerebbe un pochino segnata. No, è appena appena schiacciata dentro. Ma niente di particolare. Capito. Ma comunque sono due aura che perde, qui ce ne vuoi di... Sì, poi comunque le hai cambiarle subito fatto. Sotto troviamo disegnato da Eden, credo di averlo pronunciato giusto, io ecco magari le pronunce. Qui c'è sotto El Vape, il numero seriale, i vari marchi per smaltimento e certificazione europea del prodotto. Il pin, questo qui è quello normale, in teoria dovrebbe essere placcato oro, se non sbaglio. E questi qua sono le torrette, positivo, negativo. Sono separate da quella parte lì che non so se è in derlin o che altro materiale isolante, per assicurarvi che non facciano contatto. Queste qui sono le chiavi che vi occorrono per aprire le torrette. L'unica cosa che non capisco il senso, mi hanno messo dentro dei dadi con la vite a taglio spaccato e invece non mi hanno messo dentro neanche un cacciavite, mettono dentro queste due brugoline qua. La cosa ha poco senso, ma
Comunque si può usare per altro. Io mi preoccupo sempre quando mettono tanti O-ring in una confezione di un atomizzatore, esatto, perché è come perché se ti dicessero: guarda che questo atomizzatore è qui, si gli O-ring romperà. li mangia. È vero, infatti è la cosa un po' ci preoccupa. Però magari col tempo ci accorgeremo che magari non è così. Queste qui invece sono le brugoline di ricambio. Infatti, come avevo detto io, quelle di ricambio dentro sono fatte per una chiave a brugola. Ecco, vedi. Noi cosa facciamo? Servivano. Smontiamo quelle col taglio e mettiamo su queste qua. Quelle a taglio a noi non piacciono per un semplice motivo. Se voi andate, a parte che questo qui è un cacciavite di un altro atomizzatore, quindi se... Però la forma è quella. Esatto, sì, però se voi non avete il cacciavite piccolino così, vi attaccate. In poche parole, questo qui non potete tirare via e non potete neanche fare la rigenerazione. Fortunatamente lo abbiamo. Quando voi svitate, tende a scappare e la cosa a me dà fastidio parecchio. Infatti, arrivato a un certo punto, mi arrangio e me lo tiro fuori così con le dita. Per rigenerarlo abbiamo già cambiato i dadini, le brugoline. Infatti sono molto più comode rispetto a quelle col taglio. E andiamo a posizionarlo sulla nostra tavola. Allora, una coil l'abbiamo già fatta e risulta così. Ecco, vi risparmiamo tutto il processo di fare la coil, così tanto... Non è ancora messa a punto perché dobbiamo ancora mettere l'altra. Comunque è molto semplice perché comunque va dentro nel foro sopra. E quello che avanza sotto di gambine potete tagliarle, come invece potete anche lasciarle lì se non sono esageratamente lunghe. Però noi preferiamo un po' tagliarle. Ecco, se facevamo un lavoro così con le viti a taglio e il cacciavite a taglio, era abbastanza scomodo. Ah, le coil le abbiamo fatte con un hot wire, 24 gauge, abbiamo fatto 6 spire. Potete vedere che sono giuste, alte uguali, uguali anche come posizionamento. Ora andiamo a vedere quanto esce. 0,22 e 0,23. Ora andiamo anche a riscaldare in modo da vedere quanto risulta. Esatto, e infatti molto ora meglio. Attivano correttamente. Adesso segnava un 27 quando l'hai attivata. Sì, adesso 0,27. 0,27 ohm. 0,26, comunque è una buona cosa. Ora andiamo a cotonare. Lo facciamo asciugare. Cotton bacon, ormai il cotone che usiamo quasi sempre. Per poter cotonare questo atomizzatore qua bisogna fare del cotone abbastanza lungo, perché comunque la vaschetta è molto in basso e il cotone deve andare a pescare bene il liquido, altrimenti le torrette restano abbastanza esatto in alto. Ora che l'ho visto finito ho capito perché l'hanno fatto così in alto. Più che altro è l'asola dell'aria, è in alto ma dall'alto tira verso il basso, quindi non so come ragiona sostanzialmente questo atomizzatore qua. Dopo lo proveremo comunque. Perfetto, ora andiamo a bannarlo. Ecco, non uso nessun liquido particolare, è un liquido che ho fatto io, non sto neanche a dirvi cosa c'è dentro perché tanto non è l'argomento principale. Attiva bene, vero? Attiva bene, molto reattivo, almeno sulla tab. E ora andiamo con il provaggio dello svapà. Questa qui è l'impostazione per le dual coil. L'aria va di qui e di qui. Se voi fate una single coil, si presume che l'aria, la coil la mettete per così e l'aria la mettete soltanto di qua o soltanto di qua, dipende da dove è posizionata la coil. Mentre se invece volete posizionarla su una box, il mio consiglio personale è di incrociare. Nel buco di sinistra mettete un filo, la coil passa in diagonale e nel buco destro del positivo mettete l'altro capo del filo della coil. Ovviamente sto parlando di alien o di klepton abbastanza buildate, grosse. E l'aria, giustamente, siccome la coil sarà per così, deve arrivare da qui
o da qui. Eccoci qua. Io ho messo l'atomizzatore, come che stiamo parlando di Dead Rabbit, sul mio Raven. Lo proveremo su tre tubi, Esatto, per vedere perché anche la esatto. differenza, come sta meglio esteticamente e comunque anche per. Anche per le misure, perché l'avevo provato a mettere sul clutter Model Moonfire, ma non va bene. Allora, sul Raven, sta che una bellezza, cioè è Non è bellissimo. carinissimo. Ora andiamo col provo di svuoto. Wow. Vapore ne fa, su quello non ci piove. E l'aria appunto dall'alto, infatti il sapore non è così come dovrebbe essere. Io questo sapore qua, questo gusto qua lo conosco, l'ha fatto lei e l'ho già L'ho fatto bello provato. concentrato, si sente L'ho già molto. fatto, ho già provato, ho svapato su altri atomizzatori e si sente parecchio tutto. Qui va molto a perdersi. Invogliarlo ancora un po'. È un'aria diversa da quella che sono abituato io. Sono abituato dal laterale che arriva verso l'alto, o altrimenti addirittura che arriva dal basso, quindi il sapore è molto confuso, il sapore è molto intenso. Qua sembra quasi che il sapore sia slavato. Avevo. È bello esteticamente, ma nella funzionalità, come dicevamo prima, infatti, Allora, potrebbe essere l'unico atomizzatore che è bello da vedere, costa poco, ma effettivamente vale i soldi che costa. però c'è da dire anche che io, per gusto personale, siccome che questo liquido l'ho fatto molto, ma veramente molto concentrato, sinceramente svapato qua non mi dispiace perché va un attimo a equilibrare il sapore tra tutti gli ingredienti che ho messo. Lo proviamo anche sul Negus, L'amo. Amor. Esteticamente non è un granché sul Negus. Però sembra che cambi. Allora, sul Negus mi sembra più reattivo. Esatto. Mi comincio a sentire un po' più di sapore. Si sente un attimo di stranezza per l'aria con il taglio così obliquo, vero? Ora andiamo a provarlo sulla iJoy, l'RDT a mod. Questo ovviamente mi ha tirato via il suo atomizzatore, mi ha messo sopra quello che stavamo dicendo. Esteticamente è più carino qua, vero? Sì, perché ovviamente Viola chiama Viola e ci sta. Ma diciamo che come stile è così molto sbarazzino è lì. Stupidata, ma mi sa che questo qua è il suo tubo ideale. Allora, su questo tubo qua mi piace moltissimo, sia a livello estetico che anche come svapata, perché come svapata sento il liquido proprio come l'ho fatto, giusto identico. Boh, è perfetto qua sotto, secondo me. Detto questo, vi ricordiamo Dead Rabbit della Hellvape. Ringraziamo di cuore il sito che ce l'ha regalato, ce l'ha spedito. Tria Vape. E comunque dopo ci sono anche altri prodotti che ci hanno spedito. Sono stati gentilissimi, grazie mille. Vogliamo dare È un stata voto? veramente una bella scoperta. Diamo Voto un voto. da 0 a 10. Io lo voto 8,5. Io 7,5, perché comunque mi devo ancora abituare con l'aria così. Vi ricordiamo di mettere un bel mi piace sotto al video, condividete. Vi salutiamo, noi adesso andiamo a preparare la cena perché abbiamo anche abbastanza fame. Grazie mille per aver guardato il video, Esatto. speriamo di avervi fatto scoprire qualcosa di simpatico e carino. Alla prossima. Ciao. Ciao!